Ciao amiche ed amici di Spreaker. Oggi fa di nuovo caldo finalmente. Sono le 14:50. Spero che tutte e tutti voi vi troviate bene. Sto registrando dal mio cellulare Galaxy Young perché oggi, dopo 3 mesi, il tecnico si è deciso a riportarmi il mio vecchio televisore Hitachi del 99, 32 pollici mi sembra che ha, o 41, non so, però è un vecchio televisore a incandescenza. Adesso il modello non me lo ricordo qual è, perché non ce l'ha scritto, ma è uno strazio. Ogni tanto ultimamente si bruciava e ci ha preso un sacco di soldi, altrimenti l'avessimo saputo avremmo comprato un televisore LED. Beh, e per questa ragione io gli ho messo, come dire, un controllatore di tensione che ho per il computer, gliel'ho messo al televisore perché magari questa volta si può evitare di bruciare. Adesso lo accendo per la seconda volta per vedere come funziona, perché voglio vedere il telegiornale della Rai. E quindi vi trasmetto col cellulare. Gli ho messo il microfono da scrittorio del cellulare per vedere come registra il cellulare così, perché col microfono del cellulare non è molto ideale la voce che come la registra. Accendo il televisore. Sembra che funziona. Sembra che con lo stabilizzatore di tensione, che è una scatoletta di plastico verde semi-trasparente, TRV, qualcosa del genere. Beh, vediamo la Rai. Videocomic, credo che ci sia. E vi ringrazio a tutte e tutti dei complimenti che fate per la mia voce. C'è Panelli, ci sono adesso nella Rai dei comici. Io faccio sempre del mio meglio per trasmettervi delle cose. Però purtroppo ultimamente Spreaker non mi permette di trasmettere in diretto, in live, attraverso il cellulare, e lo devo fare attraverso il computer. E quindi mi immagino che è meglio la diretta, perché così c'ho più spettatori, anzi, udenti. Comunque, col cellulare perlomeno riesco a caricare dal vivo, no, dal vivo no, diciamo in differita, dei video. E ho scoperto che non serve avere dei video di risoluzione 1080 per 1000 o 1090 per 1824, 1920 per 1080 per 1920, qualcosa così. Perché sono anche di buone risoluzioni i video di 320 per 240 o 360 per 230, soprattutto quando uno appare nel video per fare un videoblog, per parlare. Anche se
Vorrò continuare a fare dei video in futuro, come ho fatto nell'angolo della mia critica letteraria, dove ho presentato delle letture nel mio canale di YouTube Sant'Enciano, ma questa volta perderò poco tempo o nessuno a dargli un formato gigante, addirittura 60 frames, cioè fotogrammi al secondo, che veramente il video scoppia, perché di solito la telecamera non so se gli dà 15 o 30 al secondo, e io mandavo a 60. E allora si sfasava, in YouTube si sfasano i video quando c'hanno più fotogrammi, sembrava doppiato, che non sembrava la voce uscire da me, ma che gliel'hanno aggiunta, no? Un po' come Dorighetti in Blob. E quindi no, adesso non voglio più spendere tanto tempo ad editare dei video in altissima risoluzione e con 190.000 non so che cosa di bitrate e 60 frames al secondo. Adesso invece voglio lasciare i video così. Ho scoperto che anche ci sono delle risoluzioni intermedie. Con un cellulare che ci abbia un quarto di VGA, già 640x480 va benissimo il VGA, perché sennò si allunga troppo l'immagine quando è piccolina. E per un cellulare che ha come il mio 320x240, già il formato VGA gli dà un buon formato, e lo stesso perde molto tempo ad editarlo. Invece per una telecamera come quella che ho di 720x480 o 740x480 può andare bene tanto dargli un 1080 come 1800 e passa, come lasciarlo in quel formato. Addirittura se uno non vuole editare il video lo mette tale quale. Adesso inizia il telegiornale nella Rai, quindi probabilmente caricherò questo video nei miei commentari al TG. Io spero che con questo microfono da scrittorio si senta il televisore, perché non ho nessuna intenzione questa volta di avvicinarmi al televisore. Divieto di fumo a scuola, prima multa di una studentessa di un liceo fiorentino che fumava in cortile, le nuove regole del Ho caricato molti video in YouTube commentando e dandogli dei suggerimenti al nostro amico Marco Travaglio. Adesso passo a commentare il TG della Rai. TG1, nuovo forte appello del capo dello Stato per una distensione dei rapporti tra politica e magistratura. È ora di spegnere questo conflitto. Basta insulti, dice Guida. Parole che arrivano nel pieno delle ultime polemiche sulla giustizia. Dal Presidente anche un invito ai magistrati, siano meno difensivi e più propositivi sul tema delle riforme. Simona Sala. Stop alla contrapposizione politica-giustizia. Il giornale di Tifo, volente il capo dello Stato torna a chiedere con forza I giorni di tifo sono finiti, adesso iniziano i giorni di la stessa responsabilità istituzionale, ricorda Napolitano, e il conflitto è dannoso per la democrazia. Va a resistenze ormai radicate e a nuove recrudescenze del conflitto da spegnere nell'interesse del paese. Legalità, imperativo assoluto per la Repubblica, basta insulti ai magistrati. Il titolo di impiegati pubblici, riferibile in Il bello è che i Costituzione magistrati li insultano un po' tutti, è uno sport nazionale, non solo da destra. pregiativo. Napolitano non lo cita mai, chiaro riferimento a Berlusconi, che in un videomessaggio attacca i magistrati definiti impiegati pubblici non eletti. Ma il capo dello Stato chiede anche alla magistratura imparzialità, sobrietà, una autocritica sollecitata, sottolinea Il bello Napolitano, è anche da che molti di loro, tra cui abbiamo una Berlusconi. maggioranza confusa che anche quando ha vinto non può fare politica, una minoranza che sta al governo,
tutto nel ciuccio. Quindi chi è veramente eletto in un paese dove gli eletti non governano? D'Ambrosio, consigliere giuridico e suo grande amico, scomparso un anno fa, vittima, dice, di un perverso gioco politico mediatico giudiziario partito da alcune intercettazioni con Mancino. Vero civil servant, magistrato antimafia, uomo delle istituzioni, ricorda anche l'ex ministro Fenelino, prorettore della LUNS, che ha organizzato il convegno. E nel pomeriggio il capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale il premier Enrico Letta, che gli ha illustrato il documento di economia e finanza senza nascondere l'inquietudine per le polemiche che lo hanno accompagnato. Nel colloquio anche i temi della prossima Assemblea Generale dell'ONU a New York e la legge di stabilità. Loro hanno delle inquietudini. Tra il premier e il presidente. Mamma mia, noi che dovremmo avere. Ha ribadito a margine del Consiglio dei Ministri l'allarme per l'instabilità che pesa sui conti pubblici, tornando a sollecitare responsabilità dalle forze politiche. Marco Fritelli e poi Laurentano. Approvata la nota di variazione, cioè l'aggiornamento dei numeri del bilancio dello Stato, Enrico Letta fa il punto e dice: stiamo lavorando per agganciare la ripresa nel 2014 e ricreare occupazione. Molto lavoro è stato. La ripresa la dovrebbero agganciare già da adesso. Che aspettano il 2014 per agganciarla la ripresa? Ma dove sta? Che la devono, deve venire la ripresa, da dove la agganciano? Io temo che aggancino tutti voi per i fondelli. Non siamo in grado oggi di scrivere 3%, ma dobbiamo scrivere, per essere seri, 3,1%, è figlio del fatto che i primi mesi di vita del governo hanno avuto una stabilità che non ha avuto seguito negli ultime settimane. Tutti gli impegni non negli ultimi anni, nelle ultime settimane. Per essere seri. Ma non possono scrivere, devono scrivere. Che gioco di parole. Ma lo sanno scrivere, perché lo debbono scrivere, ma non possono scrivere. O lo possono scrivere, ma non lo debbono. Che scrive questo governo, che scrive senza costrizioni, ma da scrivere dentro gli impegni che ci siamo presi. Quanto l'aumento dell'IVA, il Presidente del Consiglio per ora tutto è incentrato su che scrive o non scrive. Chi lo scrive e perché lo scrive. Ma no, non ce ne frega se vogliono scrivere 3,1. Scrivessero pure 10, ma i risultati non si vedono, c'è troppa gente disoccupata. E lui perde tempo a scrivere. 5 miliardi per il 2013 e altri 7 nei prossimi 2 anni. I pagamenti dei debiti alle imprese poi sono saliti a quota 11,3 miliardi. Il dato più atteso però era quello. Sono saliti 11,3 miliardi i debiti verso le imprese della burocrazia pubblica. Non è che i pagamenti sono aumentati. Non hanno ancora pagato e aumentano i debiti dello Stato verso le imprese private. Perché a volte dicono le cose al contrario. Ah, che bello, aumentato il pagamento alle imprese di 11,3 miliardi. No, l'ammontare del pagamento è quello, significa che non hanno ancora pagato nulla. O arriva subito il rimborso della prima rata cancellata a giugno, ha detto il presidente Fassino, o molti comuni rischiano di non pagare gli stipendi. Immediata la risposta del governo, che ha assicurato che i rimborsi arriveranno già a inizio settimana prossima. Ecco, bravo. Ed è collegato in diretta con noi dalla sede di via 20 settembre il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni. Buonasera ministro, allora abbiamo sentito che anche se di poco verrà superata, buonasera ministro, abbiamo sentito che anche se di poco verrà superata la fatidica soglia del 3%. Ecco, cosa vuol dire? Dobbiamo aspettarci una mini manovra correttiva? Ma guardi, come è stato invece di fare subito una vera manovra grande, correttiva, dando il denaro alla gente e alle attività produttive, fanno tante mini manovre per salvare le banche e tutti quelli che stanno nel sistema. E quindi ne faranno 10 in un anno, 12 in un anno di mini manovre correttive. Messo in circolo ben 12 miliardi di euro con tutta una serie di decreti che abbiamo approvato in questi mesi in cui siamo stati al governo dell'economia. Le banche non hanno cambiato il loro mangiarsi il denaro negli interessi, e quindi ci occorrono sempre tante mini manovre che messe insieme fanno 10 manovre in un anno. Il problema è di fondo, è di metodo. Date il denaro alla gente perché spenda.
A nessun ministro delle finanze fa piacere aumentare le tasse, ma qualche volta è necessario farlo. Non fa piacere, ma non dà dispiacere, perché così...